Violenza in piazza, secondo la questura, gli scontri sono stati premeditati. Daniela Ruffini, consigliere di maggioranza, difende i manifestanti e la manifestazione. Il commento del direttore Luigi Baciali sulle violenze di Padova, il sindaco prenda una posizione. Sgarbi si scaglia contro il progetto del grande centro commerciale a Due Carrare. Buonasera, ben ritrovati in diretta come sempre con l'edizione padovana dei nostri notiziari. Torniamo in apertura con le immagini degli scontri in piazza, quelli che hanno causato grosse polemiche. Allora è di oggi la notizia che, secondo la questura, questi scontri sarebbero stati addirittura premeditati. C'è stato un incontro tra il questore Bernabei e il sindaco Giordani dopo gli scontri di lunedì sera tra esponenti dei centri sociali e agenti di polizia, con un bilancio di 2 arresti e numerosi feriti anche tra le forze dell'ordine. Secondo la questura si è trattato di un gesto preparato in anticipo e per questo ancora più grave. I militanti avrebbero nascosto caschi, scudi rinforzati e bastoni in un furgone posizionato lungo il tragitto, materiale poi utilizzato per creare confusione, violenza e pericolo. La manifestazione della sinistra era, come quella dell'estrema destra, consentita solo in forma statica, cioè dei sit-in che, prendendo spunto dal tema dello Ius Soli, dovevano consentire ai manifestanti di esprimere la loro opinione senza muoversi lungo le strade. Poi deve essere successo però qualcosa, sembra un abbozzo di corteo da parte di Forza Nuova che ha scatenato la reazione dei centri sociali che hanno cercato di forzare il blocco delle forze dell'ordine. Un gesto preordinato, l'accusa della questura, che sta scatenando una serie di reazioni politiche pesantissime, e il messaggio pubblicato su Facebook dal consigliere comunale Daniela Ruffini, che riversa sulla questura l'accusa di non aver saputo gestire la situazione, non contribuisce certo a rasserenare gli animi. E allora che cosa dice la politica di quello che è accaduto? Noi abbiamo cercato di capirlo nel prossimo servizio. Io faccio anche un appello alle istituzioni affinché prendano le distanze da dichiarazioni di una gravità inaudita come quelle che abbiamo sentito ieri da un consigliere comunale, dal consigliere comunale Ruffini, che attribuisce responsabilità per gli scontri che sono avvenuti alla questura. Tutti contro Daniela Ruffini, neoeletto consigliere comunale a Padova per Coalizione Civica, che alle polemiche della primora ha aggiunto il fuoco di fila per un comunicato di Rifondazione Comunista rilanciato sulla sua pagina Facebook, in cui si legge: i patti con la questura erano chiari, più volte ribaditi, il presidio non si sarebbe trasformato in corteo se ai fascisti di Forza Nuova non fosse stato concesso di sfilare per le vie di Padova. Inaccettabili simili accuse, non rappresentanti del Consiglio Comunale ribattono i commercianti che hanno portato la loro solidarietà alle forze dell'ordine e raccontano cosa hanno visto lunedì. Rincara, postando sulla sua pagina Bella Ciao Daniela Ruffini, che nel comunicato non parla di violenza ma di liberazione e prima di provocazione dell'estrema destra. Si muove anche la minoranza, che si scaglia contro il sindaco Giordani. Il sindaco sapeva che avrebbero impedito qualsiasi altra manifestazione, contromanifestazione rispetto a quella dei centri sociali sullo Ius Soli. E quindi è un'omissione, e faremo gli esposti atti a verificare se c'è anche un'ipotesi di reato da parte dello stesso sindaco Giordani. Allora, su questo tema, su quanto accaduto, sentiamo il commento del direttore Luigi Baciali. Sembrava di essere tornati agli anni di piombo l'altra sera a Piazza delle Erbe, nel centro di Padova, con questo scontro violento tra polizia e centri sociali. Il comune del nuovo sindaco Sergio Giordani ha sbagliato. Ha sbagliato perché ha sottovalutato in primo luogo due manifestazioni che si pensava fossero pacifiche. In realtà, visto quanto è rimasto sul campo di battaglia, cioè i soliti caschi, i bastoni, i fumogeni, i lacrimogeni, gli scudi, era chiaro, era pacifico che fosse stata in qualche modo preparata questa manifestazione violenta da parte dei centri sociali. In secondo luogo, l'errore, anzi in primo luogo, l'errore fondamentale è stato quello di non capire che due manifestazioni concomitanti di opposte fazioni non potevano che produrre questo risultato. Se dovevano essere stabilizzate a Prato della Valle e in Piazza Insurrezione, bisognava che ci fossero controlli, e questa ovviamente l'ordine pubblico spetta alla questura, fossero controlli che evitassero che si formassero dei cortei diretti verso,
verso il centro della città. Il terzo grave errore è stato quello di benedire, tra virgolette, questa manifestazione dei centri sociali inviando sul posto due consiglieri comunali, Stefano Ferro di Coalizione Civica e Daniela Ruffini di Rifondazione Comunista. Questo ovviamente autorizza i manifestanti a fare ciò che vogliono, perché si sentono in qualche modo l'imprimatur, vedono l'imprimatur delle istituzioni del comune. E poi ovviamente autorizzano anche questi fatti, permettono all'ex sindaco Massimo Bitonci di dire: vedete, adesso con il nuovo sindaco, la nuova giunta di sinistra, con questi consiglieri comunali che hanno partecipato alla manifestazione dei centri sociali, gli stessi centri sociali rialzeranno la testa e faranno di Padova ciò che hanno fatto in anni ben più bui. Il nostro direttore Luigi Baccialli, adesso con la cronaca. C'è stato un pesante incidente stradale questa mattina sul tratto A13 Bologna-Padova. Il video che vi facciamo vedere è quello dei vigili del fuoco, l'incidente che ha coinvolto mezzi pesanti e tre automobili. Il bilancio addirittura è di 9 feriti, 3 sarebbero gravi, sono stati portati d'urgenza all'ospedale. Sul posto intervenute le pattuglie della polizia stradale, polizia, vigili del fuoco e sue 118, dicevamo, ci sono 3 feriti gravi, il tratto è rimasto chiuso, stiamo parlando della zona tra il casello di Padova Sud e Padova zona industriale in direzione Padova. Il casello è stato riaperto soltanto alle 14 con evidenti ripercussioni per il traffico di tutta la mattinata. E adesso andiamo a Due Carrare, questa volta c'è la mano e la parola del celebre Vittorio Sgarbi sul progetto del centro commerciale. Esci dall'autostrada, superi un ponte e davanti il paradiso, il cataio. E tu quel cataio lo vuoi rovinare con un centro commerciale. Anche il critico Vittorio Sgarbi va all'attacco del centro commerciale di Due Carrare. In un video pubblicato su Facebook definisce il castello del cataio un paradiso della cultura e critica la scelta dell'amministrazione di non essersi schierata apertamente contro il progetto. Ridurre le povere botteghe, esercizi commerciali, tutti quelli che hanno attività, Ramoncelli, Ceabano, a nulla, quindi tutti falliti, perché tutte le attività saranno in questo centro commerciale. Il critico racconta di aver interessato della vicenda al ministro della cultura Franceschini e di aver messo in contatto il governatore Zaia con il proprietario del castello, Sergio Cervellin. Il sindaco Davide Moro, ai nostri microfoni, si era detto pronto a prendere posizione, a patto di essere supportato dagli altri sindaci del territorio. Se tutte le forze, gli onorevoli, le forze di categoria, eccetera, mi danno un metodo indolore per l'amministrazione, oppure, ragazzi, dobbiamo trovare tutti i rimedi possibili per arginare l'impatto di quest'opera. E Sgarbi conclude con un appello. Caro sindaco di Due Carrare, rifletti, 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 perché rischierai di essere ricordato come perfino peggio della Raggi. Salviamo il cataio! Allora, così il critico d'arte Vittorio Sgarbi. A questo tema noi abbiamo dedicato anche il TG Linea Aperta della settimana. Maxi centro commerciale Due Carrare è uno scempio oppure un'opportunità? Diteci la vostra attraverso un sms, una mail, redazione @reteveneta.it. Questi sono i nostri contatti. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, io vi auguro una buona serata con Rete Veneta, arrivederci.